la voce della tua città. Già in collegamento, buongiorno, che bel viso, che bella luce. Buongiorno, visto? Eccoti. È Aurora Sia. Che bello, mamma mia, buongiorno Aurora. Buongiorno, bellissima attrice. Non me l'aspettavo, va bene, sì. L'avevo vista dai, in foto. Meravigliosa. Perché oggi esce in sala una madre. Grazie, un nuovo film. Vabbè, oggi stamattina diciamo... Vai Aurora. No, stavo dicendo al complimento, sei bellissima, grazie, anche perché oggi diciamo che non mi ci sento tanto, però va bene lo stesso, grazie, me lo prendo comunque il complimento. Sì. sì, c'è un ritorno di pochi secondi, quindi proveremo proveremo a fare delle domande secche, zitta, perché allora. c'è proprio un ritardo di pochi secondi e ahimè abbiamo compreso che c'è un collegamento, ma va bene così. Ivan, sì. A te le domande, così ci risponde la nostra attrice. Grazie ad Aurora per aver accettato il nostro invito. Recupereremo probabilmente la prossima settimana l'intervista con Stefano Chiantini, che è il regista di Una Madre, film che esce oggi in sala, che ti vede protagonista, Aurora, in questo lavoro. C'è anche Michela Ramazzotti, Angela Finocchiaro, Francesco Salvi e c'è il piccolo Leonardo Donati. È un lavoro importante, Aurora, questo racconto di questo percorso interiore di Deva, una ragazza segnata da una dolorosa esperienza. Ecco, raccontaci la tua di esperienza in questo film, Aurora. E Marziani Siano con i Negramaro in collegamento, questa volta lo facciamo telefonicamente, in collegamento telefonico abbiamo Aurora Giovinazzo, giovanissima attrice che ha interpretato in Una Madre un personaggio particolare, no? Raccontiamo la storia, anticipiamo, così tra poco abbiamo il collegamento. Guarda Monia, prima di raccontare la storia magari ce la facciamo raccontare dalla protagonista. No, mi piacerebbe Deva. Molto sì. La recuperiamo la domanda, ma intanto facciamo conoscere meglio Aurora Giovinazzo al nostro pubblico, perché Lei fin da bambina, anche grazie a questo viso che tu hai apprezzato in collegamento, ha lavorato in diverse fiction di Rai 1 e di Mediaset, e ha esordito appunto nel 2020, quindi non da tantissimo, eccola, nel film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, dove ha avuto tantissimi riconoscimenti. Aurora, nell'attesa di ricollegarci, mi sono permesso di leggere una piccola biografia dei tuoi tanti e importanti Grazie. Lavori. Ci stavi raccontando di Deva? Sì, del film di Deva. Per me è stato un pugno nell'occhio interpretare questo ruolo. È stato molto difficile emotivamente. Io mi conosco, mi faccio coinvolgere molto da queste cose, quindi c'è stato un lavoro intenso sul set e io ci ho messo la massima umanità, tenerezza nel girare questo personaggio, nell'interpretare questo personaggio e soprattutto in realtà ci ho messo il massimo rispetto, perché io anche solo... All'inizio, mentre leggevo la sceneggiatura, Deva, il personaggio, mi è saltato subito addosso, si è attaccato prepotente e piangevo, ricordo che piangevo solo nella lettura. Io pensavo, ma io me lo merito questo personaggio, io voglio cercare di meritarmelo il più possibile, no? Perché Deva stava diventando sempre più preziosa per me. E quindi mi ha scosso, cioè questo personaggio qua mi ha... emotivamente un po' fratturata, ecco. Sono parole forti, tra l'altro capiremo meglio quello che sta dicendo anche dal trailer che i nostri che ci seguono su Facebook potranno vedere. Aurora, ancora un minuto, tu sei al cinema anche con un altro lavoro, ti aspettavamo a Palermo per la presentazione di Michele Placido, Eterno Visionario, ispirato liberamente alla vita di Pirandello
Brandello. Ecco, anche questo è stato un momento che hai vissuto con grande intensità e con un cast importante, penso anche a Federica Luna Vincenti. Beh, sì, diciamo che lavorare su quel progetto è stato una grande emozione, è stato molto stimolante, soprattutto per un'attrice giovane come me. È stato un onore lavorare con Michele Placido e far parte appunto del suo progetto, del suo cast. Poi mi ha regalato anche un ruolo molto bello, che è quello della figlia di Luigi Pirandello, ed è un personaggio molto delicato che anche lì l'ho preso molto con i guanti, questo personaggio, perché essendo un personaggio poi realmente accaduto e avendo studiato anche la sua storia, dietro c'era una pesantezza che dovevamo raccontare, che dovevamo portare, e dei disagi grandissimi familiari, perché comunque Lietta viveva un fortissimo contrasto con la madre, psichicamente instabile, quindi anche, a volte anche inquietante. Quindi abbiamo lavorato sull'unione, sulla famiglia, anche sui sensi di colpa, sull'abbandono, su una gelosia che poi diventa anche una delusione, tutte comunque storie intime, familiari, molto potenti. Anche quello è un film di cui vado molto fiero e sono orgogliosa. Sono tutti ruoli bellissimi che i registi ti cuciono addosso. Io penso anche a questo lavoro bellissimo che ha fatto Fabio Mollo, Anni da cane, che è ancora visibile su piattaforma Prime. Conosco Fabio da tanti anni, fin dai tempi del Centro Sperimentale di Cinematografia, un regista veramente con uno sguardo e una sensibilità, Aurora, fuori dal comune. Che dici? È passato qualche anno, però ho un ricordo bellissimo di set. Si incontrano delle persone e ti rimangono, no, dentro. È stato bello, ricordo, lavorare con Fabio, perché era un ragazzo come noi, e quindi noi stavamo interpretando comunque dei ruoli un po' più piccoli rispetto, no, alla nostra età, che noi avevamo all'incirca 19-20 anni, e dovevamo, parlo di me e dei miei colleghi, interpretare dei teenager di 15 anni, 16 anni, ecco, quindi leggermente più piccoli. E ricordo che Fabio si divertiva un botto con noi, quindi stavamo benissimo. Lui è meraviglioso. E tra l'altro mi ha anche colpito quest'opera prima di Gianluca Mangiasciutti, L'uomo sulla strada, che è forse l'ultimo lavoro che hai girato, Aurora. Vabbè, no, non è l'ultimo lavoro, però recente. Sì, sì. Anche quello, diciamo che mi mettono addosso dei personaggi molto drammatici. Io mi reputo una ragazza molto solare, molto felice, ma infatti molto sono positiva, sorpresa, anche, ma in realtà mi viene ben piano. Sì, sono sorpresa, è proprio questa solarità. E quindi evidentemente mi stanno bene addosso. Sì, senza conoscerti, devo dire che no, l'impatto è quello che, no, siccome c'è anche in me una grande emotività, io ho detto: ma guarda che sorriso solare, vorrei capire come mai, ecco, l'interpretazione di un ruolo così, certo, forte, così, no? Tu dici il pugno dappertutto, oltre che negli occhi, anche nello stomaco, quindi è veramente forte quello che tu mi stai trasmettendo. Perché veramente mi sono azzittita, non è da me, quindi congratulazioni. Evidentemente trasmetti veramente. L'importante è avere qualcosa da raccontare. Aurora, voglio essere di parola per come siamo rimasti ieri, ti abbiamo strappato davvero a una giornata intensissima, e poi oggi esce anche il film e ti ringraziamo. Noi adesso passeremo a Facebook e ci vedremo il trailer. Grazie di a voi. Una madre. Grazie, lunga vita e complimenti per la tua carriera. Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao cara. Mi saluto calorosamente. Ciao. Così, vedi, mi sono ammutolita, lo ascoltavo veramente con grande che impatto intensità. Ha questo film. Vediamo. Certo, andiamo, è vero, e andiamo, devo switchare in FM. Con Madonna, quanto è bravo, con quanto Hollywood. È bravo Giuseppe. Con Hollywood, vedi, perché prima dovevo dire che c'era il brano in FM. Sì. Oh,
È qui. Ecco, brava, portatela via. Se ti serviva uno stronzo, potevi startene con papà. Tutti quei dolori, le perdite. Fatti gli affari tuoi. Hai fatto bene ad abbottire. Se no finivi come me. Il mio nipote. No. Non ti succede niente se gli fai due coccole. Tu qui non ci devi venire. Mio figlio.